Ma la particolarità è che effettivamente sono due interventi importanti oncologici nella stessa paziente, per lo più fragile perché è affetta da sclerosi multipla. E una rarità, il quadro clinico è abbastanza raro, unico quasi, di un tumore che aveva dato una metastasi al cervello. Una paziente comunque giovane, diciamo inferiore ai 60 anni di età, e con una malattia, con entrambe le malattie che devono essere affrontate in contemporanea per non farle portare due distinte sedute in sala operatoria, proprio per le sue condizioni cliniche. L'intervento è stato unico, prima siamo intervenuti noi come ginecologi, abbiamo fatto il nostro intervento oncologico con l'isterectomia, i linfonodi, tutta la stadiazione chirurgica che è opportuna in questi casi, e poi abbiamo passato la mano ai neurochirurghi che hanno completato con il loro intervento di asportazione della massa cerebrale. Il post-operatore è stato ottimo, la paziente è andata a casa in dimissione protetta, anzi dimissione protetta in una struttura di riabilitazione, dopo pochi giorni e in maniera assolutamente perfetta da un punto di vista dell'outcome chirurgico post-operatorio, sia da un punto di vista nostro che da un punto, diciamo, ginecologico che da un punto di vista neurochirurgico.